Amici gatti e amici gatte, siamo qui nell'ambulatorio della dottoressa Enrica Rigolon e in questo video vogliamo darvi dei consigli nel caso troviate dei gattini abbandonati molto piccoli, cosa fare e cosa non fare. Quindi lascio la parola alla dottoressa. Salve a tutti, amici gatti e amici gatte. Oggi parleremo di cosa fare se troviamo un micetto orfano. Innanzitutto è importante che sappiate che sono a rischio elevatissimo di morte a causa di ipotermia, ipoglicemia o disidratazione. Per cui il mio consiglio è, appena ne trovate uno, la prima cosa da fare sarebbe correre da un veterinario che verifichi come sta e nel caso fosse già disidratato, fargli un po' di fluidoterapia, riscaldarlo e correggere l'ipoglicemia. Poi magari il veterinario sarà anche in grado di aiutarvi a stabilire più o meno l'età del micetto, perché fino alle 4 settimane di vita, ad esempio, non sono in grado di termoregolare, per cui se decideste di tenerlo e adottarlo, è importante sapere che anche in piena estate dovete dargli una fonte di calore. Loro soffrono sempre il freddo, sempre una borsa dell'acqua calda, una copertina termica, se siete super organizzati, una lampada a infrarossi, però bisogna riscaldarli. Come stabilire che età ha il micino? Allora, fino ai 3 giorni di vita ha ancora il cordone ombelicale attaccato, rinsecchito ma attaccato, quindi se ancora il cordone è proprio piccolissimo. Se non ha più il cordone ombelicale, potete guardare come sono gli occhietti, perché apre gli occhietti intorno all'ottavo giorno di vita, 8-10 giorni di vita aprono gli occhietti, quindi se ha gli occhietti chiusi, anche lì riuscite più o meno a stabilire quanti giorni ha. Poi, intorno alla seconda settimana, iniziano a fuoriuscire i dentini da latte, quindi anche quello può essere un metro di misura per stabilire l'età. E addirittura, se a circa 2 settimane, 3 settimane, lo vedete che anche cerca di fare dei piccoli movimenti, inizia a camminare in maniera scoordinata. Questo vi può essere utile anche per capire se ha bisogno esclusivamente di essere alimentato con latte o se potete iniziare a prevedere un inizio di svezzamento con le pappette apposta per gattini. Però di solito abbandonano neonati, quindi hanno bisogno di voi in tutto e per tutto. Per cui cosa succede? Dovete correre a procurarvi del latte per gattini. Nei negozi per animali trovate il latte in polvere. Io vi consiglio di prendere quello esclusivamente per micetti, perché c'è anche vi spacciano del latte per cuccioli di cane adatto anche a cuccioli di gatto. No, perché la composizione, secondo me no, perché la composizione del latte di cagna è diversa da quella del latte di gatta. Meglio cercare di dargli il latte più adatto a lui possibile. Ci sono tantissimi latti per gattini, lo acquistate. Un'altra cosa importante da acquistare è il biberon, perché ci sono anche lì tantissimi modelli di biberon. Noi ci siamo trovate bene con quelli con adesso non posso fare nomi e cognomi, però ce ne sono che hanno delle tettarelle veramente piccoline, morbide, per cui il micino riesce a succhiarle veramente in maniera facile, come se fosse il capezzolo di mamma gatta. Quindi attenti a queste cose, perché ci sono certi biberon che hanno le tettarelle con un silicone duro che, cioè, neanche un cucciolo di cane probabilmente riuscirebbe a succhiare. Quindi latte in polvere, biberon, seguite le istruzioni che ci sono sulla confezione. Di solito si deve diluire un cucchiaio di polvere con 2 cucchiai, 3 cucchiai di acqua. Scaldato, io mi trovo bene scaldarli a bagnomaria, ma siccome siamo sempre tutti quanti di corsa, anche qualche secondo in microonde, però poi dovete avere l'accortezza di shakerarlo in modo da non ustionare il piccolo. Potete usare i vecchi metodi della mamma, addirittura versarvi la goccettina di latte sul polso per controllare che anche per voi la temperatura del latte vada bene, perché dovete darglielo a 36-38 gradi, quella che è la sua temperatura corporea. Potrebbe essere che non voglia assolutamente ciucciare, perché lui è abituato al capezzolo di sua mamma.
e dovete insistere, dovete convincerlo, eventualmente il primo giorno potete aiutarvi con una siringhina da insulina, tipo queste qua piccine, ovviamente senza l'ago, tengono poco latte, la pressione che fate sullo stantuffo è minima, per cui non rischiate di sparare in gola al piccolo troppo latte e quindi rischiare di fargli andare di traverso il latte. Però usate questi sistemi per poco tempo, altrimenti lui si abitua alla siringhetta. Invece io vi consiglio di farlo succhiare, perché più succhiano, più sono soddisfatti, più poi dormono bene tra una poppata e l'altra. Attenzione! Io adesso qua purtroppo sono un po' disorganizzata, non biberon, scusatemi, alla posizione in cui mettete il micetto, che oggi si è tramutato in un cagnetto, per la poppata, perché dovete simulare la posizione in cui si metterebbe per ciucciare dalla gatta. E quindi dovete cercare di tenerlo così, e farlo ciucciare con i biberon, così magari anche la tettarella bella riempita di latte, in modo che non aspiri troppa aria. Questa posizione perché altrimenti, se spesso vedo della gente che si mette là così, cioè rischiate che gli vada di traverso, rischiate che gli vada nei polmoni e che vi muoia di polmonite ab ingestis. No, è un pochettino più difficoltoso, ma poi appena il micetto avrà imparato, in pochissimi minuti ciuccia tutto il latte di cui ha bisogno e non ci sono più, problemi, fate facile, ok? Quindi così, la tettarella piena di latte, in modo che non aspiri aria, in modo che non abbiate poi problemi di colichette, perché anche loro possono averle, poi hanno mal di pancia e non vi mangiano come un neonato. Quanto latte dargli? Alla nascita, ecco una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, un gattino pesa tra i 90 e i 100-110 grammi. Un micino di 100 grammi ha una capacità gastrica di circa 5 millilitri, non di più. Quindi quando peserà 200 grammi avrà una capacità gastrica di 10 millilitri. Questo cosa per dirvi cosa? Che appunto, se siete riusciti anche un po' a stabilire la sua età ed è un neonato, lo pesate su una bilancia da cucina e in base a quanto lui pesa dovete regolarvi su quanto latte dargli. Per cui se è appena nato ed è un etto e mezzo, non più di 5 ml di latte a pasto, perché altrimenti rischiate di distendergli troppo lo stomaco e di fargli venire dei dolori atroci. Quindi 5 ml di latte ogni 100 grammi di gattino, non di più. Ogni quanto tempo? Per i primi 4 giorni di vita, ogni 2-3 ore. Quindi vuol dire che vi dovete alzare anche di notte. E dopo i primi 4 giorni circa di vita, potete passare a dargli il latte ogni 4 ore, fino alle 2 settimane. E poi iniziate a diluire i pasti. È impegnativo, per cui le prime cose che vi consiglio di tentare di fare, se trovate il micetto, è cercare una baia, una gatta, possibilmente, anche se ha i cuccioli che non hanno esattamente circa l'età del vostro micetto che avete trovato, va bene lo stesso, perché è un grosso impegno allevare un gattino orfano. Purtroppo ho parecchia esperienza di allevamento di gattini orfani, perché collaboro con le associazioni di volontari ed estate è un continuo. Non voglio parlare male dei latti in polvere che trovate nei negozi per animali, perché sono assolutamente completi e bilanciati. Ho controllato le formule di tantissimi ed effettivamente rispecchiano molto la formula di un latte di gatta, però non abbiamo ancora scoperto il perché. Spesso abbiamo visto micetti avere delle crisi convulsive nonostante non fossero in ipotermia, non fossero in ipoglicemia, non fossero disidratati, o altre volte ci andavano in una specie di forma di coma, ma anche per 12-16 ore, durante il quale non si riusciva a svegliare il micetto e quindi non si riusciva ad alimentarlo. Panico totale, perché se non mangi mi rischi l'ipoglicemia. Per cui abbiamo ovviato con il latte fai da te. E come lo facciamo? Con
il latte intero senza lattosio, anche qua non posso fare nomi e cognomi, però ormai ne trovate di diverse aziende, intero senza lattosio. Poi ci mettiamo su 100 ml, ci mettiamo un tuorlo d'uovo, al quale vi consiglio di togliere la pellicina esterna, così riuscite ad omogenizzarli meglio, e un cucchiaino di panna, sempre senza lattosio. Omogenizzate il tutto, lo portate a 36-38 gradi, io in questo caso vi consiglio il bagnomaria perché nel microonde rischiate di cuocere l'uovo, e i gattini apprezzano. In realtà al mio il fatto fa schifo perché puzza di uovo, però loro apprezzano e non abbiamo mai avuto problemi di convulsioni o di coma. E crescono, hanno dei buoni incrementi ponderali come se gli dessimo il latte in polvere. L'incremento ponderale è un'altra cosa, tenete pesato il gattino con la bilancia da cucina, dovete vedere che cresce regolarmente. All'incirca un gattino allattato da mamma gatta, se nasce di 90-100 grammi, dopo 3 settimane ne pesa circa 300. Non abbiamo gli stessi incrementi ponderali in un orfano allattato da noi esseri umani, però almeno a 3 settimane pesare 200-250 grammi, sì. Mi raccomando, state attenti a queste cose perché se non hanno di buoni incrementi c'è qualcosa che non va e rischia la vita. Rischia anche di morirvi poi intorno alla quarta, sesta settimana, si è visto questo. Avete dato la vostra poppata al micino. Un'altra cosa importante da sapere dei micini, non solo che non sono in grado di regolare la loro temperatura corporea fino alle 4 settimane come vi dicevo prima, ma non sono neppure in grado di fare pipì e le feci spontaneamente, quindi dovete provvedere voi stimolando il riflesso perineale. Usiamo sempre il nostro peluche, vi faccio vedere come si fa. In questo caso sì, mi dovete mettere il micino a pancino in su, che per lui è anche una posizione di sottomissione, spesso si dimenano e non vogliono, però devono starci. Vi prendete un cotone o dello Scottex, anche no, perché spesso sono ruvidi, o della carta igienica, e gli massaggiate il pancino. Partite tipo dalla zona ombelicale e andate giù verso la zona perineale dove ci sono l'ano e gli organi genitali esterni. Andate così, lo massaggiate, insistete un po' sui genitali finché non vi fuoriesce la pipì. Perché usare il cotone o la carta? Perché così ve lo assorbono subito e il micetto non si bagna. Dopodiché deve uscire anche la cacca, per cui insistete con i massaggini lungo il pancino perché deve defecare tutte le volte. Questo perché ve lo dico? Perché sempre l'anno scorso abbiamo perso dei micetti, perché le volontarie si facevano prendere da tenerezza, non so come definirla, per cui loro si dimenavano, non volevano stare a pancia in su e loro si arrendevano prima che avessero fatto pipì e cacca, per cui è capitato purtroppo alcuni micetti che ci sono arrivati con delle pance enormi, giorni e giorni che non facevano cacca, e con alcuni siamo riusciti a risolvere a suon di clisterini, a suon di farmaci per assorbire i gas intestinali, fermenti lattici. Siamo dovute ricorrere addirittura a lassativi nel latte, a stimolanti della peristalsi, altri li abbiamo persi. Per cui mi raccomando, sempre stimolare l'emissione delle urine e delle feci. Devono farvi la cacca almeno una o due volte al giorno, non esiste che saltino un giorno senza fare cacca. E poi movimenti delicati e materiali delicati, perché un'altra cosa che ho visto pancini distrutti o perché venivano lasciati umidicci o perché magari si sfregava in maniera un po' troppo vigorosa. Se vi rendete conto che li state un po' infiammando, olio di mandorle, qualche cremina a base di aloe, pasta a base di zinco come per i neonati, ma dovete tamponare perché sono delicatissimi, sono ogni giorno a rischio di morte per qualsiasi stupidaggine. Quindi gli abbiamo fatto fare la pipì e la cacca, di solito
almeno per la prima settimana, poi loro dormono tutto il tempo, ok? Iniziano a gattonare intorno alle 2-3 settimane e a mettersi in pericolo. Se notate che magari non ne avete solo uno, magari ne avete trovati 2-3, se notate che vanno a ciucciare i fratellini, vuol dire che non soddisfate abbastanza il loro bisogno di suzione. Mi raccomando, devono ciucciare, ciucciare, ciucciare. Il fatto che vadano a ciucciare i fratellini non è una bella cosa, vuol dire che non stanno proprio bene. Siete riusciti ad arrivare con il vostro micetto intorno alla sua terza, quarta settimana di vita. Potete iniziare a proporgli la pappa, perché mamma gatta inizierebbe a svezzarli. Lì dovete andare nei negozi per animali, ci sono delle pappette già pronte, non prendete dei kitten. Ci sono alcune aziende che vi fanno proprio delle pappe per lo svezzamento dei micini a partire dalla terza settimana. Sono delle scatolettine piccole con dentro un omogenizzato molto fluido, per cui loro iniziano a leccarlo, ci ficcano il musetto dentro, si impiastricciano tutti, però poi pulendosi con la linguetta iniziano a tirarlo dentro e scoprire questi nuovi sapori. C'è anche una pappa in crocchettine, ti dicono che la si può sciogliere nel latte, iniziare ad abituarli mettendolo dentro nel biberon, però io ho visto che rispetto a 10-15 anni fa che questa cosa funzionava effettivamente, adesso non si sciolgono più, cioè una tragedia, io l'ho eliminata. E preferisco magari mettergli nel biberon l'alimento umido omogenizzato e ad abituarli così. Lo svezzamento può essere un'altra fase molto difficile per i gattini orfani. Qualcuno va sul piattino, qualcun altro non vuole assolutamente mollare il biberon. Una delle ultime orfane che abbiamo allevato a mano io e la mia collega ci ha dato parecchio filo da torcere. Non arrendetevi, ci avremo messo un mese a svezzarla del tutto, perché lei dal piattino nisba, dammi da mangiare con la siringhetta, con il biberon, ma dal piattino io non ti mangio. Provatele tutte, perché loro hanno voi come riferimento, non hanno mamma gatta, non hanno l'esempio di mamma gatta che va sulla ciotola. Ad esempio, per dirvi, con quella gattina lì cosa abbiamo fatto? In braccio, sdraiata su di noi, piattino su di noi, e così pian pianino è partita. E poi ci ha messo mesi a decidersi a mangiare anche qualche crocchettina, per dirvi, per cui anche quella fase lì può essere molto impegnativa. Dovete resistere, altrimenti rendete vano il vostro lavoro. Un'altra cosa da non sottovalutare è se iniziano ad avere diarrea, anche quella va gestita. Potrebbe essere banalmente dovuta al fatto che li state sovralimentando, però potrebbe essere partita anche un'infezione intestinale, o potrebbe essere che il latte che state usando non riescono a digerirlo, o potrebbe essere che iniziano ad avere anche qualche parassita intestinale se la diarrea vi compare quando hanno 3-4 settimane. Va gestita. Sempre noi generalmente cosa facciamo? Mettiamo nella biberon di latte dei fermenti lattici, riuscite a scioglierli tranquillamente, oppure potete mettere anche, magari sempre su suggerimento del veterinario, esistono delle polverine che fanno da assorbenti e li aiutano a trattenere liquidi, perché se è stato magari anche semplicemente un episodio in cui non hanno digerito bene il latte, basta aiutare un attimino l'intestino e la cosa riprende. Eviterei gli antibiotici, bisogna cercare di tamponare così inizialmente, perché loro non hanno una flora intestinale formata, se la stanno ancora formando, per cui se tentate di gestire la dissenteria con degli antibiotici fate peggio, ve lo dice chi ha provato. Un'altra cosa importante per la sopravvivenza del vostro piccolino è tenergli sempre controllati anche gli occhietti, perché se è stato abbandonato, ipoteticamente magari è nato da una mamma randagia o da una mamma che non era stata ben curata, comunque lui ha sofferto anche il trauma dell'abbandono e possono sviluppare infezioni da clamidia o da herpes virus. Quindi tenere sempre bene, accuratamente puliti anche gli occhietti, e se vedete che iniziano ad infiammarsi, gonfiarsi o li trovate la mattina con gli occhietti chiusi, correte a chiedere aiuto al veterinario. Credo sia tutto. Arrivederci, micigatte e micigatte, al prossimo video!